Questo è il plugin Sonox Dynamics, ricavato anch'esso dalla console Sony Oxford R3, della quale mantiene le caratteristiche. È composto da diverse sezioni totalmente indipendenti, alle quali si accede tramite i relativi pulsanti Access. È presente un gate, un expander, un compressore, un limiter, un equalizzatore principalmente pensato per l'utilizzo sidechain, ma utilizzabile anche come un normale EQ, e un enfatizzatore di armoniche. Un plugin ricco e completo. Ascoltiamolo. Abbiamo qui una traccia di rullante sulla quale è fortemente udibile un rientro di cassa. Proviamo ad isolarlo attivando il gate. Come possiamo osservare, il segnale del rullante è in overload. Per ovviare al problema, attiviamo il limiter. È sufficiente una leggera limitazione. Tornando al gate, regoliamo il threshold fino a fare scomparire il rientro della cassa. È ancora presente. Ancora un po'. Ci siamo quasi. Ancora. Eccoci. Solo il rullante, senza la cassa. Ora andiamo a comprimere leggermente il rullante, giusto per livellare tutti i colpi e per rinvigorirne il suono. Senza. Con. Abbiamo così ottenuto rapidamente un suono di rullante efficace e, grazie al limiter, senza distorsione in uscita. Il tutto utilizzando solo tre sezioni del plugin. Ma come potremmo vedere, l'Oxford Dynamics è un plugin estremamente versatile. Esaminiamo il compressore più nel dettaglio. Nella sezione centrale sono presenti diversi controlli, tra i quali il Soft Knee. Di norma questo controllo ha due posizioni, soft e hard, ma in questo caso, osservando l'interfaccia, notiamo come possa essere regolato in modo molto più accurato ad intervalli di 5 dB. Abbiamo poi un controllo per il dithering, molto utile in fase di mastering, impostabile a 24 o 16 bit. Possiamo anche scegliere tra tre modalità di compressione. Così come nell'Oxford EQ abbiamo quattro differenti curve di equalizzazione, il Dynamics è dotato di tre tipologie di compressione: Normal, Classic e Linear. In modalità Classic, il compressore utilizza i parametri di Threshold, Makeup and Ratio, offrendo così solo i parametri essenziali, come nei compressori d'epoca. La modalità Linear è indicata per la compressione creativa ed il sound designing. Ma ora ascoltiamolo in modalità Normal su una traccia vocale. Abbiamo anche un pulsante Key Input. Gli utilizzatori di Pro Tools HD potranno utilizzarlo per controllare il compressore tramite un segnale esterno. Ascoltiamolo quindi sulla voce. Qui la compressione è utilizzata drasticamente, addirittura tra i 10 e i 12 dB, ovviamente riguadagnando sull'uscita. Questo per dimostrare come anche a questi livelli di compressione l'Oxford Dynamics riesca a restituirci un suono molto naturale. Cerchiamo di ottenere un livello omogeneo della voce senza che risulti eccessivamente compressa, cosa non facile da conseguire con impostazioni così estreme. Questa è una caratteristica tipica, saliente, dell'Oxford Dynamics e dell'EQ. Entrambi risultano sempre molto trasparenti. Abbiamo inoltre un expander con una risposta molto rapida, in modo che possa essere utilizzato anche tra una parola e l'altra per eliminare il rumore di sottofondo, il rientro della cuffia, i respiri non desiderati, eccetera. Molto efficace. Ora passiamo al controllo Warmth. È utile per ricreare un suono valvolare ed in questo caso è impostato al 100%, in modo da poterne apprezzare meglio l'effetto. Spento. Acceso. Ascoltate come vengono enfatizzate le armoniche. Spento. Acceso. È perfetto sulle tracce vocali. Nel nostro esempio finale, ascoltiamo il compressore alle prese con un basso elettrico. Disattiviamo tutte le sezioni del plugin per ascoltare il suono originale. Mettiamo in solo la traccia del basso. Eccola. Ben registrata, ma possiamo migliorarne l'attacco.
attiviamo il compressore. Come potete vedere, sto comprimendo di circa 6 dB ed effettivamente il basso ha ora maggiore attacco. Senza compressore e con il compressore, molto più aggressivo. Ora cerchiamo di schiarirlo. Attiviamo l'EQ, che è possibile utilizzare in modalità sidechain per pilotare il compressore o il gate, ma che in questo caso utilizziamo direttamente sul segnale del basso. Delle due bande parametriche utilizziamo quella superiore per dare enfasi al suono della corda. Senza, molto meno interessante. Con, il suono della corda è molto più evidente. Infine, tramite il controllo warmth, daremo un tocco di suono valvolare. È impostato al valore massimo e lo stiamo ascoltando. Lo disattiviamo e lo attiviamo. Più ricco, spento. Ora ascoltiamolo all'interno del mix. In bypass il suono perde in presenza. Attivato. Ancora una volta in bypass. E attivo. Ecco un suono di basso trasformato grazie al Dynamics di Sonnox. Ricapitoliamo. Il plugin è la sezione di dinamica estrapolata dalla console Sony Oxford R3. Comprende diverse sezioni: gate, expander, limite, equalizzatore 6 chain a due bande con funzione audition e controllo di warmth per una maggiore presenza. Tre tipologie distinte di compressione con curve selezionabili e possibilità di operare in 5.1 se permesso dall'host.